Ciao a tutti, Andrea Marchetti per marketingdesign.net. Oggi parliamo di BEM. BEM è una convenzione per scrivere CSS, nello specifico per nominare le classi dei nostri CSS. I vantaggi di utilizzare questa convenzione sono molti. Innanzitutto creiamo codice scalabile e mantenibile, quindi sarà più facile per noi e per gli altri sviluppatori andare a comprendere il codice CSS. Inoltre ci consente di creare CSS modulari, quindi possiamo riutilizzare porzioni dei nostri CSS all'interno del nostro progetto e all'interno dei progetti futuri. Andiamo a vedere con mano come utilizzare BEM. La sintassi di BEM che viene utilizzata per nominare le classi CSS ha il seguente schema: block, doppio underscore element, doppio trattino modifier. Questa sintassi come bisogna interpretarla? Dunque, il blocco è il modulo che abbiamo sulla nostra pagina, potrebbe per esempio essere l'header della nostra pagina. L'element è l'elemento all'interno del nostro blocco, potrebbe per esempio essere il logo del nostro header. Il modifier è una classe che va a modificare o un elemento o il blocco della nostra pagina. Andiamo a vedere subito un esempio pratico per capire come utilizzare questa sintassi. Abbiamo una struttura HTML base. Andiamo a definire ora un header. All'interno del nostro blocco header definiamo il logo. Questo qua sarà un elemento del nostro blocco header, quindi andrò a scrivere header doppio underscore logo. Facendo così, sono andato a definire un blocco con all'interno un elemento. Andiamo nel nostro foglio di stile e definiamo una classe header con un bordo per renderla visibile. E così vediamo che abbiamo il nostro header. Definiamo ora l'elemento all'interno del nostro header. Così facendo abbiamo definito quindi un blocco con all'interno un elemento logo. Immaginiamo ora di dover definire una navigazione. Qui possiamo fare due cose: possiamo o definire un elemento nav all'interno dell'header, oppure se vogliamo creare una navigazione che possiamo riutilizzare all'interno del nostro sito, definiamo un altro blocco. Quindi si possono questi blocchi mettere uno dentro l'altro. Creiamo quindi un elemento nav con classe nav. Sto creando praticamente un blocco nav all'interno di un blocco header. Qui definiamo un UL con all'interno 4 LI, ognuno con un loro link. Ora andiamo a stabilire le classi dell'elemento UL e del sottoelemento LI. Nav doppio underscore list è un elemento del blocco nav. Nav list item è un sottoelemento dell'elemento list all'interno del blocco nav. Andiamo ora a stabilire il CSS del nostro blocco nav. Per creare una navigazione con logo a sinistra e nav a destra, dobbiamo allineare a destra il blocco nav e allineare a sinistra l'elemento del blocco header logo. Ok, ora dobbiamo stilizzare la nostra navigazione. Con display inline block allineiamo
orizzontalmente gli elementi della nostra navigazione e facendo così abbiamo quindi logo a sinistra e navigazione a destra. Se andiamo a vedere l'HTML, posso subito capire che abbiamo un blocco nav con all'interno una lista e con al suo interno degli item. Se andiamo a vedere il CSS, capisco subito che ho un blocco di navigazione con all'interno una lista, con all'interno gli elementi. Riusciamo, diciamo, in una maniera molto chiara a andare a capire la correlazione tra le varie classi e quindi tra i vari elementi nell'HTML. Immaginiamo ora di voler applicare delle proprietà al link all'interno del sottoelemento item. Qui possiamo o andare a applicare una classe all'interno del link, e sarebbe nav list item link per esempio, oppure non andare così a fondo all'interno, diciamo, della nomenclatura di BEM utilizzando un selettore a cascata di un livello. Così facendo applichiamo un padding all'interno del nostro link. L'importante qui non è avere un selettore di questo tipo, perché così abbiamo un selettore a cascata di 1, 2, 3 livelli e il livello di specificità di questo selettore non ci serve. Se dobbiamo andare poi a ritargetizzare questo link attraverso il CSS, magari perché dobbiamo fare una modifica, potremmo dover forzare delle proprietà attraverso il tag important con conseguente mal di testa. Finché il selettore a cascata nel CSS è di un livello, secondo me è una buona via di mezzo per avere sia i benefici di BEM che comunque un minimo di flessibilità nel nostro CSS. Abbiamo visto ora quindi il concetto di blocco e il concetto di element e il concetto di sottoelement, che sarebbe quindi un sottoelemento dell'elemento. Andiamo ora a vedere il concetto di modifier. Un modifier è praticamente una classe che noi applichiamo a un elemento per andare a modificare una proprietà o più proprietà dell'elemento stesso. In BEM i modifier hanno la seguente sintassi. Immaginiamo di voler creare uno stile per il link nello stato active. Andiamo a copiare il nostro selettore che vogliamo modificare e applichiamo un doppio trattino e in questo caso la parola di riferimento che è active e gli diamo un background red. Così facendo praticamente andiamo a modificare la proprietà background di questo elemento aggiungendo questa classe. Andiamo a riportare la nostra classe nell'HTML e vediamo che il background del mio elemento è rosso. Attraverso questa sintassi è molto semplice capire che abbiamo all'interno del nostro HTML un nav_list_item active che applica questa proprietà, ovvero background red. Questo è tutto per quanto riguarda il video di BEM. Se avete domande o dubbi, fatemelo sapere nei commenti. Ciao!